Sono Luca Rigo, titolare della Rigo Angelo di Rigo Luca, dove abbiamo mantenuto il nome di mio padre per rispetto, visto che è stato lui precursore di questa attività. L'attività è nata nei primi anni 60. Mio padre nasceva da una famiglia contadina, ma aveva una grossissima passione per l'auto, per la meccanica e per la parte elettrica dell'auto. E lì, qui, contro tutta la sua famiglia, ha deciso di aprire un'attività per conto suo. Questa attività l'ha portata avanti negli anni 60 con mia madre, che seguiva la parte amministrativa. Negli anni 90 invece sono subentrato io. C'è stato un cambio generazionale dovuto al forte incremento dell'elettronica nell'auto. Appena sono subentrato io, con l'aiuto di mia moglie che segue il reparto amministrativo, abbiamo digitalizzato l'azienda. In autofficina seguiamo la parte elettronica delle auto, seguiamo la parte meccanica, seguiamo tutto il processo e l'iter di revisione e facciamo anche piccoli lavori di carrozzeria. Ho scelto di diventare maestro artigiano perché per noi è un riconoscimento molto importante, visto i sacrifici, vista la dedizione e visto l'impegno che ci mettiamo per la nostra attività, per i nostri dipendenti, per dare un po' di lustro al nostro modo di essere, perché ormai essere meccanico e elettrato per noi è diventato un modo di essere. Dunque, per i giovani di oggi c'è una grossissima opportunità. Abbiamo fatto tanti stage con ragazzi sia dell'Ampertico che del San Gaetano. Vedo che tantissimi comunque tendono a riscoprire questi valori di familiarità che ci sono in queste aziende, che sono comunque piccole aziende artigiane. Secondo me può esserci un futuro.